Raga, finalmente è arrivato, cioè tra l'altro è in perfetta pandan con la mia felpa e io non ho fatto neanche lo smaccio, io non ho fatto niente, ma finalmente è qua. Mo, cioè lo dobbiamo solo aprire. Madonna santa, imballato con, non lo so. Però non so voi, ma io ho sempre paura di scar... cioè di disintegrare i CD quando faccio queste cose, cioè quando apro i pacchi. Madonna, già li vede, bimbi? Ma quello, cioè raga, vi prego, ma che cazzo, ma che è sta roba? Ma che è? Ma sono gli Infinite, ma perché? Cioè è un calendario, raga, è un calendario. Ma perché c'è Oya tra l'altro? Vabbè. Vabbè, veniamo a noi. Iii, che bello. Sì, ma ti devi aprire. È come i bambini a Natale. È Natale. Ok. Guarda, guarda come già l'ho visto, guardate. Ok. Questo è ciò che è arrivato oggi. Bene. Allora, raga, qua ripetiamo, c'è sta roba, io vabbè. Ma oh, io voglio sperare che almeno l'ho preso da K-Pop Town, ok? E mi è arrivata pure sta roba. Voglio sperare veramente, cioè ma proprio l'hanno fatto proprio loro, cioè non so. Vabbè, comunque, cioè io veramente non so che dire, grazie, cioè io questa cosa non me l'aspettavo, ma messa di che, dimmi, su c'è solo una foto? Ma allora non si fa così, però scusami, cos'è sta, cioè c'è dato due di Oya, vabbè. Comunque scusate la voce da trambione, ma c'ho tipo il raffreddore a bomba. Quindi se sentite rumori strani e molesti sono gli aerei che arrivano. Emirates sta passando sopra questo fantastico. Sentite il bordello? Cioè, non so se. Vabbè. Allora, mo, cioè pregate, voi che state guardando, pregate anche per me tutti i santi. Allora, almeno adesso che Oya non è più nel gruppo, perché qua cerchiamo di farne umorismo, sono sicura almeno che, grazie a Dio, almeno lui non lo becco. Io avevo molto il suo, come si dice, avevo la sua maledizione, insomma, beccavo sempre Oya, Myungsu, figurati. Raga, madonna, io ho paura. No, raga, madò, io mi sto sentendo male, ma che cosa sono stato, Dio, santi, grazie a tutti voi che avete pregato, no, raga, ma state scherzando, ma che cazzo dite, che cazzo, io ordinerò sempre da K-Pop Town, no, raga, aspettate, cioè io qua mi devo ripiare. Cioè ci stiamo venendo con, cioè lui è il mio ultimate, ok, cioè qua, tremo. Ah, raga, no, io non ho mai avuto tutta questa botta di fortuna nella mia vita, ma che cosa, Oya, io non ti dirò mai più che ti odio, te lo giuro, Oya, io, Oya, santo adesso, no, raga, no, io da sta cosa non ne esco io, vabbè, basta. Basta, fa la bimba minchia. Va. Già ci ho lasciato le ditate. Scusami, Myungsu, non volevo. Dio santo. No, raga. Chi è? Ma perché così me lo mette? Oddio, Dokwoo! No, raga, vi prego, guardate che cute. No, cioè, madò. Sto piagne. Io sto piagne. Ma va, c'è cioè, pure il telefono, sto sbarella. Vabbè, io mo con calma apro sta cosa.
Raga, ma io mo che devo fare? Ma come lo commento? Io non lo posso commentare sta cosa, non la posso commentare. Dio, cioè, come si commenta una roba del... Cioè, in mezzo... Lui, no? Sta in mezzo alle altre opere d'arte, visto che lui è un capolavoro che vive e cammina su questa terra. Ah, Dio mio. No, raga, ma io sto piagne, io sto piagne. Oddio, oddio. Raga, mi voglio ammazzare, cioè. Cioè, ma quando è successa male? Io, allora, raga, mentre vi faccio vedere queste foto bellissime, ve lo dico, non ho mai avuto sta botta di cupa, mai nella mia vita, mai. Cioè, con gli Infinite avevo la maledizione di Yoya, mi usciva Sungyeol. Cioè, praticamente a me, io mi sono uscito tipo 2 volte. Mi è uscito una volta che, vabbè, era tipo nell'astro mio che ne avevano, usciva a tutti, mio uso, cioè, secondo me hanno fatto una sovrapproduzione di card sue. E poi mi è uscito nel Returns, mi sa. Vabbè, comunque, anche lì ho urlato, cioè, proprio ho urlato perché non mi esce, ma raga, io sto, io, cioè, oddio, no, no, no. Raga, ma che devo fare? Oh, no, è bellissimo, Dio, Dio, cioè, veramente, no, 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 no. Raga, voglio piagne. Raga, sto piagne. Sto piagne. Oddio. Grazie, Dio dei cieli, veramente. Perché. Vado. Raga, ma io no, come la devo affrontare sta situazione? Guardarla quel pomo d'Adamo. Io, Madonna. Madonna, io mi sparo. Cioè, raga, questo CD io lo devo. No. Un attimo, scusate, ma stiamo scherzando. Ma ci sta a regolare? Ma come ti viene in mente a fare una roba del genere? Ho le manine. No, raga, non potete capire. Io qua. Mai, mai avuto una buona. Ma Dio santo. Cioè, ma io ma sto ancora. Non ci sto. E ci sto ancora. Cioè, questo video sarà soltanto di me che fa. Così come un'isterica, perdonatemi, ma cioè come devo fare? Non riesco a smettere di parlare. No, no, no. Sposiamoci domani, per favore. Madonna. Questi pantaloni però sono proprio un po' bruttini, Madonna, che bello che è. Oddio, voglio piagne. Raga, questa è perfezione, ce l'avevi? Vedi? Qua. Wow. Cioè, io non lo so, credits ci devono mettere pure, non lo so, madre natura. Non... No. Vabbè, raga, io voglio piangere. Comunque, in tutto questo, scusate, io ho avuto un momento di defiance qua. La mia professionalità è andata a fanculo. Allora, rifacciamo da principio, scusatemi, eh. Allora, guardate la cover del mio Pikachu che si vede qua. Allora, mamma mia. Che album meraviglioso. Dopodiché stasera si alza, quindi vedi, è trasparente. E ci sta questa card olografica. Che in realtà io, cioè, vi devo confessare che non mi sono documentata se esiste a singolo e quindi ho beccato quella di gruppo con tutti che si muovono. Oddio mio, Dio. Ma un po' d'ansia. Vabbè. Il book della vita. Poi ci stava la card, appunto, di Dongu, l'abbiamo già vista. Rimettiamo qui nel suo posticino. Poi ci stanno. Allora, voi coreani, veramente? Ma perché dovete fare queste cose? Allora, facciamo che io le. Vaffanculo. Madonna, come si vedono queste? Vabbè, oh signore. Cioè, le figurine dei Pokémon, secondo, sapete, non so se avete mai giocato le figurine dei Pokémon quando tipo ci stanno quelle, le figurine quelle rare, quelle dell'album, ecco, le figurine dell'album quelle rare che sono tipo straslucide, o le card dei Pokémon straforti. Dongu, tutte queste cose non le va, che a me il cuore proprio mi parte. Ma che bella, mamma. Dunque, che cosa...
cos'è? Come è vestito, povero Union? Ma qua già sta meglio, devo dire. Altro aereo. Mamma mia, Sunil comunque è diventato proprio grosso, cioè proprio un adulto. Ciao, ma sei bello, mamma. Mamma mia. Sunil è bellissimo, raga. Cioè io non ce la faccio. Proprio beh, anche lui un'altra piccola opera d'arte. Abbiamo finito? Io mo questo come lo rimetto qua, capite? Io oddio, oddio. No, raga. No, raga. Vabbè, poi lo faccio. Questo è il bellissimo CD. E basta. Questo era quanto, raga. Io vado. Devo un attimo videochiamare una persona per farle capire questa gioia infinita. Scusate. Ciao.